Su disposizione della Procura della Repubblica, i finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno eseguito un'ordinanza che dispone il divieto di dimora nel comune di Casalvelino nei confronti di un pregiudicato indagato per ricettazione e gravi violazioni alla normativa ambientale. Il cinquantenne di Castelnuovo Cilento era già noto alle fiamme gialle perché nel 2019 lo avevano scoperto a gestire un impianto abusivo di demolizione di autoveicoli in prossimità dell'uscita Vallo Scalo della strada statale 18, in totale assenza delle prescritte autorizzazioni autorizzazioni Amministrative. In quell'occasione i militari avevano denunciato alla Procura della Repubblica la presenza di numerose carcasse di auto, pneumatici, portelloni e parti di motori abbandonati sul terreno, sottoponendo a sequestro l'intera area. All'uomo fu contestato tra gli altri il reato di ricettazione dal momento che le targhe esaminate avevano formato oggetto di denuncia di smarrimento oppure risultavano riconducibili ai veicoli rimasti in circolazione anche dopo la consegna dei proprietari per la rottamazione. In realtà, mai. Avvenuta. Più di recente era stata accordata la temporanea rimozione dei sigilli al solo scopo di consentire lo smaltimento dei materiali rimasti in stato di abbandono, tra i quali pure rifiuti pericolosi che, se dispersi, sarebbero risultati altamente inquinanti. A distanza di appena un mese dal ripristino dei luoghi, i finanzieri della tenenza di Vallo della Lucania sono tornati sul posto per un controllo. Unitamente a personale del nucleo di polizia ambientale del settore ambiente della provincia di Salerno, sono state così rinvenute ulteriori autovetture, alcune ancora targate e tutta una serie di rottami derivanti dall'autodemolizione, ammassati in quella che era nuovamente diventata a tutti gli effetti una discarica a cielo aperto. Ancora una volta era lì presente l'indagato, il quale, incurante dei vincoli cautelari apposti, aveva ripreso indisturbatamente l'attività irregolare oggetto della precedente denuncia, tenuto conto del carattere recidivo delle condotte illecite, reiterate nel tempo e per di più in violazione di un provvedimento giudiziario, il GIP del Tribunale alla sede, accogliendo la richiesta del PM precedente, ha ora emesso un'ordinanza con la quale ha applicato al responsabile la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Casalvelino. Restano ferme le accuse di ricettazione ed esercizio abusivo dell'attività di autodemolizione formulate nei suoi confronti, in ordine alle quali rischia una condanna fino a otto anni di reclusione e la multa fino a 10.000 euro.